Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su Hello Neighbor, un gioco che da YouTube un pochino mi ha ispirato. Il gioco, da quello che ho capito, consiste nell'andare nella casa del nostro vicino, potrei dire, e andargli a dentro in pratica la sua cantina. Ma già si capisce che c'è un vicino nella trama, perché il gioco si chiama Hello Neighbor, cioè già ho vicino. Che è sto rumore? Ah, dicono che c'è un bambino che è stato rapito. Vabbè, da là si vede. Quello là sta massacrando qualcuno. Ora mi guarda dalla finestra. No, ovviamente ci avviciniamo proprio. Dai, comba, sbrigati. Ok, guardiamo. La Madonna, ha rinchiuso qualcuno là dentro. Vabbè, stanco, ovviamente. Vabbè, si è accorto di me. Raga, non mi fa muovere. Vabbè, mi ha preso. Ha preso l'aria in realtà, però vabbè. Oh, mi ha rinchiuso a me adesso. Ah no, io sono libero. Allora mi ha tipo scaraventato fuori di casa sua. Ma pigliati questo. Raga, non pensavo si potesse fare. Io ho rotto il vetro. Ah, non lo pago io il vetro. Lo paga tua zia. Ops, volevo fare. Non so se il vicino cade se lo colpisco. Boh, io provo. No. Ma mi sa che non si può colpire il vicino. Boh, io provo per sperimentare un po'. Quello non si accorge di niente, come se nulla fosse. Sì, ma vicino, devi venire. Guarda, sono un tuo fan. Vieni qua. Ma non mi vedi? Ah no, raga, se lo colpisco si accorge soltanto di me. Va bene. Allora, andiamo. Ok. Maria. Basta. Madonna. Io ho rotto la schiena. Non si rialzerà manco fra 10 anni. Sto cristiano. Vabbè, signore, grazie vicino, grazie per le cose che fai per me. Ti tiro la televisione. Vedi che fa male anzi barrico con la televisione. Non so se in sto gioco lui sfonda, però io del dubbio barrico. Ok, ho barricato, così spero che non entra dalla porta. Ci metto anche la tele per sicurezza. Che è successo? E qua, raga, barricata, ti prego, resisti. La barricata ha funzionato. La barricata non ha funzionato. Perfetto, raga, però la barricata per un po' di tempo ha funzionato, cioè non è inutile la barricata. Però raga, ho notato una cosa, là c'è una scala che conduce al tetto, ma io mi chiedo, non è che posso arrivare a quelle finestre là? Comunque vedo se in casa c'ho qualcosa per... D'altro, perché devo andare a frugare nella casa di Yacht dopo che la mia è più bella della sua? Vabbè, allora mi prendo la tele per scavalcare qua che c'è. Buonissimo. E non sono le lasagne quelle che sono buonissime. Allora, andiamo. Allora, non so perché mi sono portato pure il decoder della televisione, però magari ci potrebbe servire per far perdere i sensi al vicino. Ma io mi chiedo, in questo gioco il vicino non può morire? Cioè, fosse la cosa più... la Madonna! Fosse la cosa più utile del gioco, credo, se il vicino morisse. Quindi, boh, non lo so. Magari in futuro troveremo un'arma, che ne so. Che ne so. Io so però che c'è un fucile in questo gioco, quindi mi sa che il vicino si può ammazzare. Speriamo che si può ammazzare il vicino, almeno noi proviamo intanto. Perché raga, potrei dire anche una cavolata, che devo fare questo, perché io proprio... Cioè, ne ho sentito parlare di sto Hello Neighbor, perché... Cioè, l'hanno giocato tantissimi youtuber sto gioco, e io ho detto, perché non lo provo io?
Raga, sono un genio, sono entrato. Che? Raga, ho scoperto al primo tentativo una roba. La chiave gialla! Vabbè, ma la chiave gialla serve per qua. Vabbè, un po' inutile. Che è questa? Una chiave giocattolo. Dov'è il vicino? Ah, posso controllare anche nella cosa delle porte. Che bello. Aspetta! C'è la chiave rossa! Che è quella che serve per aprire la porta della sua cantina. E qua che c'è? Ah. Vabbè, la cosa buona è che non mi può raggiungere. Sfondiamo la porta. Vabbè, l'ho sfondata per sto cavolo. La porta. Sì, la porta. La finestra. E adesso voglio capire questa chiave di che cos'è. Non è che c'è una casa delle bambole, tipo che c'ha chiave. Tipo la chiave. La chiave questa qua di argento. Quella che. Che ne so io. Boh, Vici, dimmelo tu che devo fare. Sì, mando pure cose all'altra parte del mondo. E qua che c'è la macchina? Mi raga, GTA, gliela foto. No! Non posso! Dai però, potevo fare GTA Edition. Qua c'è il cofano. Non si apre. Aspetta, ma non è che... La chiave era della macchina. A me sembrava una chiave giocata. Ma questo è un magnete, giusto? Raga, ho trovato l'oggetto più utile del gioco. Oh, e chi è? Aia, che dolore. Scusi, ma prendo questo un secondo che è mio. E mi fai no no. Che cacchio vuoi da me? Allora, raga, devo ora cosa ci devo fare con sto coso? Ma non è che posso entrare da casa sua da dietro. Raga, sneaky sneaky, andiamo dietro casa sua. E allora, qua si può aprire. No, serve forse un martello. Non lo so cosa serve. Oh, che è? Dove è volato? È volato appena il bidone della mia immondizia. Ora chi ora la fa lui la differenziata. Allora, Namos. E qua che c'è? Cos'è quello? Ma aspetta, ma non è che... Allora, ho preso il piede di... Porco che è finito ficcato qua buggato. Ma la cosa più importante è che ho preso qua. E voglio prendere pure quello. Ah, non si può prendere forse perché è incatenato. Però ho preso questa e il piede di porco. Non è che lo posso usare? No. Ma soprattutto questa che serve? Aspetta. Allora, voglio provare. Non so se funziona. Vabbè, se ci sei tu però come la provo la roba? Guarda, lui è intelligente però, più intelligente di me perché schiva il latte, io non lo schivo. Almeno penso che sia latte, per me è colla questa. Sì, è decisamente colla forse. Ma io mi chiedo, la posso usare contro di lui la colla? Mo raga, io ho un'idea. Guarda che facciamo. Lo distraggo. Mi ha visto, ok. Andiamo in un'altra città. Andiamo a Palermo, ovunque dobbiamo andare. Via, via, via. Ecco, raga, ora un'idea. Io qua lo fermo. Faccio così. Ok, l'ho fatto cadere. Adesso c'ho il tempo per andargli a aprire la cosa. Ok, dai. Allora, dai. Si apre. Sì! Ho preso, c'è pure una pala per scavare i morti, il latte, me lo prendo a posto di questo, il latte, ok. Alla fine te lo potevo tirare, pezzo di schifo, te lo potevo tirare alla fine, il latte. Sei allergico al latte, quindi non puoi competere con me. Qua dove andiamo? Dove sono? La chiave rossa! Ma ecco perché non apriva qua. Qua c'è la sedia. Liberiamo nel caso... Non data la... Ecco la pala. Eccoti pala, vieni. Pala! Decidi? Ok. Allora. Ok, possiamo... Mi ero buggato qua per un attimo. Ma quanti bug ci sono?
Io prima di andare nella tua cantina ti stacco pure la corrente. Poi quelli tu pensi perché è finita l'energia e poi pensi che è scaduta. Allora, prendo ora la cosa più dura che c'è in questo gioco e gliela tiro in faccia. Gliela devo tirare in faccia la cosa più dura, ma sono proprio povero. Ecco cosa gli tirerò. La banana. La banana. Metto la pala un po' qua, un secondo, a cucinarla, ok. Ok, la banana è il peggior nemico del vicino. Te vicino, a banana t'ho comprato. Dove sei? Eccoti. Vabbè, se te ne vai io entro in casa tua, che ti devo dire, va. Sto qua è scemo, se ne va da casa sua. Poi certo che gli scopro i segreti. Andiamo. Un secondo. Ok, si vola! Ok, raga. La Madonna, dove siamo? Vabbè ragazzi, concludo qui il video di Hello Neighbor. Il prossimo episodio scopriremo cosa nasconde questo pazzo nella sua cantina. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!